Onorevole Zennaro, prosegue il suo viaggio all'interno delle comunità e della cittadinanza per spiegare alcune norme sulla legge di bilancio appena approvata. Questa volta, insomma, si parla di una grande opportunità data a tutti i comuni. Sì, una veramente bella novità quest'anno nella legge di bilancio, questi 400 milioni di euro stanziati per i piccoli comuni, soprattutto per dare un aiuto sulle piccole manutenzioni, ad esempio scuole, strade, lotta al dissesto idrogeologico, piccole manutenzioni, quindi importanti, un segnale importante per i piccoli comuni. Siamo in Val di Brata, a Sant'Egidio, anche Sant'Egidio è tra i beneficiari di questi fondi. È stato emanato proprio questa settimana il decreto attuativo da parte del governo, adesso i comuni dovranno presentare le domande, questi fondi però devono essere spesi entro maggio, se no i comuni perdono i fondi. Però siamo contenti, un primo segnale, finalmente lo Stato comincia a fare la sua parte, adesso però dovremo fare altre iniziative soprattutto per i comuni, per i piccoli comuni, anche con ulteriori decreti e interventi di legge. Ecco, nello specifico che cosa devono fare i comuni per avere questo tipo di finanziamento? Cioè, nel senso pratico, insomma, come si arriva ad accedere a questo finanziamento? Allora, nel decreto attuativo è spiegato proprio nel dettaglio, c'è tutta la procedura che devono fare all'interno, anche il portale che devono utilizzare. Sicuramente devono presentare questi progetti. E la cosa importante, finalmente dedichiamo proprio ai comuni le piccole manutenzioni, che proprio in questi anni sono state dimenticate. Abbiamo tanti comuni con le buche e i comuni non hanno i fondi proprio per andare ad aggiustare o ad esempio anche a ripittare le scuole, cioè sono cose veramente di una semplicità che però spesso i tagli, quei tagli lineari che sono stati fatti agli enti locali hanno danneggiato in primis proprio questi fondi.